Stefano Tramonti, primo cittadino di Carpenedolo, di nuovo negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornato sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 348-3188-339. Ricordiamo che per chiamarci il numero è lo 0376-63-1709, poi ancora la mail è diretta @temporadio.it e la pagina Facebook sulla quale siamo in streaming è quella del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e come su YouTube lo siamo su Tempo Radio Live. Allora, dunque, sappiamo che avete approvato il bilancio preventivo, giusto sindaco? Sì, sì, abbiamo approvato a fine marzo il bilancio di previsione 21-23 e devo dire che ora siamo prossimi all'approvazione entro la fine di aprile del bilancio consuntivo del 2020. I due adempimenti sono tra loro collegati perché il bilancio preventivo già dà, devo dire, una ampia visione di quello che è la continuità in un certo senso del piano di investimenti e di anche di servizi che l'amministrazione ha confermato e messo in campo nel 2021 soprattutto, perché poi è vero che parliamo di un triennio, ma soprattutto parliamo dell'anno, del primo anno, quindi dell'anno 2021. È altrettanto vero che, come sempre accade, il bilancio preventivo, ecco, dell'anno in corso è molto condizionato dalla chiusura del bilancio dell'anno precedente. Noi abbiamo già, come previsto dalla norma, approvato in giunta gli atti connessi al bilancio consuntivo, dando già una certa evidenza di una chiusura assolutamente in equilibrio e in sicurezza del bilancio del 2020. Questo tra l'altro ci permette di aumentare in modo significativo il piano degli investimenti già approvato nel bilancio preventivo e che poi appunto contestualmente alla prossima approvazione del bilancio consuntivo andremo con una variazione di bilancio ad implementare. Ci sono il piano degli investimenti, parlo di quello già che già recepisce le risorse che rivengono dal bilancio consuntivo del 2020. Per il 2021 parliamo di un piano investimenti di circa 5 milioni di euro. Lo dico con un certo orgoglio perché arriva in un anno, devo dire, tutt'altro che semplice, e arriva in questo anno, devo dire, su base annua, scusate il gioco di parole, il piano di investimenti più elevato del mio mandato, inteso comprendendo il primo ed il secondo, nel senso che è proprio il 2021 l'anno nel quale si registra la previsione, ma è una previsione, devo dire, abbastanza certa, di realizzazione di un monte di investimenti di questo valore. A giocare la parte del leone sicuramente nel determinare questo importante importo è il fatto che si prevede proprio nella prossima seduta consigliare di inserire nel piano triennale degli investimenti quello che è un importante progetto che è stato proposto da un soggetto privato attraverso la formula del partenariato con proposta spontanea agli atti del comune. Gli organi amministrativi già conoscono questo progetto, che è quello della realizzazione di una nuova biblioteca e centro servizi alla famiglia al posto di un edificio di proprietà comunale dismesso da tempo, che occupa un'area sempre di proprietà comunale in un luogo ad alta densità di popolazione qual è il quartiere Fusetto. Parliamo dell'ex asilo di via Fratelli Cervi. Il progetto in questione è un progetto che appunto si struttura con la formula del partenariato pubblico-privato, una formula che, devo dire, questa amministrazione ha sempre ritenuto una formula vincente per la pubblica amministrazione. È chiaro che bisogna trovare il giusto equilibrio per dare il giusto ritorno anche al soggetto privato che mette le proprie energie in questo senso. Il progetto è un progetto molto ambizioso che mira alla realizzazione, devo dire, di un edificio ad impatto zero, quindi a consumo di energia quasi zero, il cosiddetto edificio NZEB, e questo, devo dire, come poi si avrà prossima evidenza
nel prossimo consiglio ci permetterà anche di accedere ad un importante contributo da parte del GSE, che proprio su indirizzo chiaramente dello Stato prevede da tempo degli aiuti economici importanti quando si passa da un edificio chiaramente in classe, permettetemi di virgolettare Z, perché è un edificio ovviamente dismesso che non ha requisiti di qualità energetica, con un edificio invece ai massimi requisiti di qualità energetica e quindi anche di vivibilità per l'utenza. Si inserisce questo progetto in un'area verde, come è già devo dire molto nota ai nostri concittadini, quale è appunto il Parco del Fusetto, ma devo dire che anche la stessa biblioteca avrà un polmone verde in tutto il suo intorno, che sarà molto valorizzato per rendere non solo lo spazio interno ma anche quello esterno uno spazio di aggregazione. Nell'idea della parte privata che ha sottoposto questa progettualità, poi già lavorata devo dire dalla commissione con una partecipazione ampia di tutte le parti politiche, devo dire che si legge la volontà che questo sia un luogo non solo per ragazzi. È chiaro che a loro va la nostra attenzione quando pensiamo in primis a un luogo del genere, ma proprio per la dimensione degli spazi pensiamo ad un luogo che possa permettere il giusto servizio per le diverse fasce di età, perché è chiaro che l'esigenza delle fasce più anziane c'è per anche il servizio della biblioteca. È chiaro che è un servizio pensato e deve essere organizzato in un modo diverso da quello che è per la biblioteca, per gli studenti universitari, per gli studenti delle scuole dell'obbligo e quindi anche magari per i bambini molto più piccoli che possono trovare in questo luogo un'opportunità alle famiglie di servizio. Devo dire che questo progetto è una delle opere chiaramente che anche economicamente si prevede impatti maggiormente sul bilancio dell'ente. Mi piace però sottolineare il fatto che si prevede sostanzialmente di andare a richiedere di accedere ad un importante bando statale che devo dire sulla base della legge finanziaria 2020, poi gli atti degli organi competenti sono stati formalizzati proprio all'inizio del 2021 e quindi oggi c'è questa scadenza entro il mese di maggio per formalizzare le eventuali candidature. Ebbene, noi andremo a candidare questo progetto per avere un importante finanziamento che chiaramente permetterà e permetterebbe di abbattere di molto l'incidenza sui conti pubblici dell'ente locale. Mi piace però anche dire che il tempo che ci si è presi prima di sottoporre al Consiglio Comunale, come sarà nella prossima seduta, questo atto è proprio figlio della volontà di inserire una programmazione di un'opera del genere quando si avesse certezza che non si sarebbe andati a togliere sostanzialmente risorse ad altri settori e quindi a appesantire in un modo non adeguato il bilancio dell'ente. Se oggi facciamo questa operazione, come tutte le operazioni che sono state fatte in questi anni, è perché c'è una piena sostenibilità e un pieno equilibrio che posso confermare bene, sì, però di un'opera che ha le sue caratteristiche finanziarie. Parliamo di un'opera che nel suo complesso siamo dell'ordine di 2,5 milioni di euro, e capite che per un comune come il comune di Carpenedolo va valutata con attenzione come è stato fatto. Per cui una bellissima opportunità, obiettivamente. Poi se lo Stato, anche se come vi auguro, insomma, appunto, potete accedere a questo bando, importantissimo. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, c'è altro da aggiungere o andiamo avanti? Ci sono altri investimenti anche eventualmente di cui vuole parlare? Sì, come dicevo prima, il totale del piano degli investimenti del 2021 è di circa 5 milioni. Ecco, faccio una precisazione, perché poi quando si parla di questi numeri e si dice 5 milioni nel 2021, si pensa, poi ci si aspetta, giustamente l'ascoltatore si aspetta di vedere questi 5 milioni in opere nel 2021. Ecco, non è così, nel senso che
il piano degli investimenti, confermo essere di questo volume nel 2021, ma è chiaro che il piano degli investimenti riferito al primo anno è quello che dà il là alle procedure di appalto, e poi serve il tempo della realizzazione. Pensiamo per esempio alla stessa biblioteca di cui stiamo parlando: noi oggi faremo il primo atto di inserimento negli atti formali, poi devono seguire tutti gli altri. Chiaro che più i valori sono alti, come in questo caso, più la procedura è una procedura complessa, e quindi servirà sicuramente, certo, del tempo al fine della realizzazione. Parliamo di un'opera per esempio che solo nella sua realizzazione io credo che avrà bisogno di circa 9-12 mesi. Ecco, i lavori pubblici a che punto sono, Sindaco? Sì, allora, i lavori pubblici qui includiamo in un certo senso sia quelli non scolastici che quelli scolastici. Per quanto riguarda quelli scolastici, inseriti nel piano 21, ci sono delle altre opere, interveniamo sia sulla scuola Dante in modo particolare, sia sulla palestra Atene. Questi sono i due siti su cui si prevede nel 2021 in modo particolare di mettere risorse, detto che su altre strutture, quindi parliamo delle scuole medie e della palestra Dante, un po' di risorse si sono già messe all'inizio dell'anno con la sostituzione di serramenti che necessitavano di un intervento abbastanza importante da tempo. Se usciamo, ecco, dal perimetro dell'edilizia scolastica, oggi è tuttora in corso il cantiere che sta interessando il cuore del centro storico, quindi quello di via Baronchelli. Posso confermare su questo che si è terminata la fase di lavori attribuiti a ditte terze, quindi in questo caso Garda Acque Bresciane e Italgas, che sono intervenute a fronte di imprevisti riscontrati dal nostro cantiere. Quindi la nostra attività di cantiere ora è ripresa, e devo dire che so di una riunione di coordinamento di un paio di giorni fa, nella quale appunto si sono messe tutte le prossime fasi in fila, e quindi se il tempo ci assiste io credo che si procederà con tempo abbastanza spedito. Sono in corso, devo dire, uno praticamente terminato, il cantiere di via Garibaldi. Parliamo del tratto finale di via Garibaldi, questo lo dico con soddisfazione, pur non essendo un cantiere di un impatto economico in modo molto, molto significativo. Siamo un intervento di circa 100.000 euro, è un intervento che le persone residenti meritavano da tempo, meritavano, io ritengo, sin da quando hanno comprato casa. Ebbene, mi piace aver colmato questo gap della pubblica amministrazione, che, se anche devo dire non c'ero io, sento in un certo senso la responsabilità, e ho sentito la responsabilità di mettere risorse per risolvere problemi che credo i residenti sappiano si siano risolti. Abbiamo in corso anche qui nel contempo il cantiere vicino, che è quello di via Pozzi e via 20 Settembre, è un cantiere unico. Oggi stiamo lavorando su via Pozzi per rifare interamente i marciapiedi, completamente distrutti da diversi anni. Devo dire, su questo mi piace un po' sottolineare, ho visto qualche polemica rispetto alla rimozione dei pini marittimi, che quelli che ne erano che erano tuttora in piedi sono stati ovviamente rimossi con quest'opera. Mi piace spiegare il perché, e mi piace spiegare che cosa si andrà a fare su quest'opera, detto che gli atti sono pubblici, per cui anche qui chi vuole un pochino cavalcare le polemiche, soprattutto se hanno ruoli istituzionali, sarebbe bene che prima leggessero gli atti approvati e pubblicati. Nello specifico voglio rassicurare tutte le persone che è vero, i pini marittimi sono stati tolti, proprio perché devo dire la causa principale del fatto che i marciapiedi erano completamente distrutti, ma allo stesso tempo posso confermare che il progetto prevede la realizzazione di un viale alberato, chiaramente con essenze che vanno a rinnovare quelle che sono state rimosse, senza la rimozione delle quali il rifacimento dei marciapiedi non sarebbe ovviamente stato possibile. Va anche detto, come credo poi molti concittadini sanno, che parte di questo viale era già stato rimosso negli anni perché alcune piante erano malate o instabili, e quindi diciamo che non si può oggi parlare di un viale vero e proprio, cioè quello che è stato rimosso, ma di alcune piante che, per fare un intervento in manutenzione straordinaria
come è quello che si sta facendo, non lasciavano spazio. Benissimo. Ad alternative. La fermo un attimino con il sindaco di Carpenedolo Stefano Tramonti, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Stefano Tramonti, sindaco di Carpenedolo, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, parliamo adesso di un altro tema, visto che stiamo vivendo in un periodo storico, no? Insomma, fondamentalmente, che sarà ricordato nel prossimo futuro. Le chiedo anche appunto dei contributi, degli aiuti che il comune sta dando anche. Sì, qui devo fare un distinguo tra gli aiuti che sono, parliamo di quelli del 2021, che sono già contenuti nel bilancio, e gli aiuti che poi andranno a sommarsi a questi nel corso dell'anno. Devo dire che già nel bilancio preventivo, quindi già da inizio anno, noi abbiamo previsto un monte di risorse da destinare a società che oggi erogano per conto dell'ente una serie di servizi. Faccio l'esempio: società della mensa, il gestore del nido, questi servizi che hanno chiaramente dei maggiori costi a fronte delle normative Covid per continuare ad essere erogati. Devo dire che qui la scelta dell'amministrazione è stata quella da subito, nel senso che questo è stato fatto anche nel 2020, di garantire a loro un certo equilibrio economico al fine che per coprire questi maggiori costi non si procedesse ad aumenti di tariffe di servizio. Come tutti i cittadini potranno riscontrare, i costi dei servizi sono rimasti invariati per le famiglie, ma posso confermare che i costi reali dei servizi sono aumentati. Ecco, questa differenza è garantita anche nel 2021 dalla amministrazione comunale. C'è poi già inserita, e devo dire che è pubblicata in vigore in queste settimane, pubblicata da lunedì scorso, una misura a vantaggio delle famiglie. In modo particolare parliamo delle famiglie che hanno subito per effetto del Covid un impatto economico sulle proprie capacità abbastanza importante, tale che sia opportuno, di reale aiuto, quello di erogare un card, in questo caso per il 2021. Nel 2020 abbiamo erogato dei buoni, poi è chiaro che nel 2020 abbiamo lavorato per migliorare la gestione dello stesso servizio. In sostanza, in questo caso nel 2021 andremo ad erogare delle carte prepagate proprio che consentiranno l'acquisto dei beni di prima necessità a famiglie che ne avranno bisogno. Qui ci saranno tre tipologie di card sulla base della necessità della famiglia, della composizione del nucleo familiare. Abbiamo impostato tre tagli: abbiamo una card a 150, una card a 300 euro e una card a 450 euro, che appunto potranno essere queste risorse utilizzate per acquistare beni di prima necessità, farmaci, alimenti e quant'altro. Direttamente. Le leggo i messaggi, sindaco. Uno è proprio sulle piante, ne ha appena parlato, ma le piante che hai stirpato di fronte al deposito APAM, era proprio necessario? Sono quelle lì, la risposta l'ho data prima. Era necessario se si voleva mettere a posto il marciapiede. Posso confermare che ne andremo a mettere assolutamente di piante più adatte, che non creeranno lo stesso danno al patrimonio pubblico e allo stesso tempo garantiranno quella parte verde che noi stessi per primi abbiamo voluto ripristinare. C'è un altro taglio degli alberi selvaggio, allucinante, come sono stati devastati il paesaggio, le piante, eccetera. Vabbè, qua insomma ha già risposto praticamente. Poi ancora, Tramonti, palme e altre essenze non ci appartengono, siamo la città dei Carpini, non Hollywood. Sì, concordo, io sono d'accordo, tant'è che palme non ne sono mai state messe, per cui non riesco a capire il senso. Anche se molti non sanno, c'è una palma autoctona qua nel nord Italia, però vabbè, insomma. Sindaco, salve, i medici di base, mannaggia, allarghino le maglie del numero programmato, lo dica a Roma. Allora adesso prende il telefono che chiama. No, qui cioè, il problema lo posso comprendere da parte del cittadino, ce l'ho sulla scrivania in un certo senso questa problematica. Devo dire che ce l'ho ai fini conoscitivi, nel senso che non è una competenza dell'ente locale quella, come giustamente dice il cittadino, di normare
il servizio sanitario in questo caso, e in particolar modo il servizio della medicina di base. E la competenza in questo caso, parzialmente correggo il cittadino, non è dello Stato centrale ma è di Regione Lombardia, ecco, su cui devo dire, io credo che su questo assetto normativo, voglio credere che la stessa Regione stia lavorando per, da un lato, prendere atto che ci sono delle zone dove c'è una carenza di medici nella vicinanza dei pazienti, soprattutto di quelli over 65, e quindi soprattutto a quella fascia, io direi che a quella fascia noi dobbiamo guardare, noi come istituzione, in questo caso Regione, deve guardare per forse mettere mano a quella norma e consentire che, ove il medico con posti liberi manchi, ecco, a persone con una certa fragilità si dovrebbe consentire di poter scegliere un medico del proprio paese, anche se magari già massimalista, quindi già al massimo dei propri pazienti, perlomeno per un periodo transitorio. Poi, quando arriverà il nuovo medico, allora ovviamente si scaricherà di una eccessiva incombenza il medico overbooked, diciamo. Certo. Però io credo che effettivamente oggi il fatto che la norma imponga sostanzialmente a persone anche con certa fragilità di andare fuori paese se il medico arbitrariamente decide di non venire nel paese, in questo caso di residenza del paziente, ecco, sia un pochino una forzatura, e forse bisognerebbe forzare la mano un pochino di più sul fatto che il servizio sia vicino al cittadino e non che il cittadino vada deve andare ma se la montagna no, no, com'era, vabbè, insomma. Allora, piazza vuota bella, poi ancora sindaco, le passeggiate da sistemare come promesso. Sì, allora, dunque, le passeggiate da sistemare, faccio un po' fatica a capire che cosa riferisce. Intendo che il senso del cittadino sia quello di dire si manutenga il centro storico, si intervenga sul centro storico in modo tale da permettere al pedone di poter camminare in sicurezza e il più possibile in un modo piacevole. Devo dire che è il lavoro che si sta facendo, senza dimenticare che ovviamente la viabilità veicolare va ovviamente preservata, perché deve esserci, ma allo stesso tempo si vuole creare, si sta creando nel tempo un ambiente, ovviamente nel centro storico, che permetta al pedone una certa tutela e anche un certo gradimento. Poi ancora altri messaggi, dunque, bravo sindaco, sul medico di base lei è un grande, condivido. C'è anche un buongiorno sindaco, le strade in zona di via, in zona Lame, sono pericolose. Sì, qui parliamo anche qui faccio fatica a capire che cosa intende. Potrebbe intendere due cose, sono vere entrambe. Uno, il tema delle strade di campagna. Strade di campagna, esatto. sono un pericolo. Una è la strade di campagna. Grosse buche, dice. E le strade di campagna sono così abbinate ad un budget che noi mettiamo tutti gli anni proprio per andare a tappare, permettetemi la semplificazione, le buche che anche per l'uso che si fa delle strade di campagna con grossissimi mezzi molto pesanti poi si vanno formando. È un'attività che, devo dire, si classifica come un'attività di investimento, in realtà è quasi una manutenzione ordinaria. È chiaro che, questo lo dico, intervenendo in modo annuale, è chiaro che in un anno si interviene su alcune zone e non si interviene su altre. Certo. Poi alle altre si arriverà nel corso di ogni anno. Poi, sindaco, non si deve elemosinare il medico di base con le tasse più alte del mondo, è nostro diritto, altro che chiedere alla ST, bisogna pretendere, dice. Qui capisco in un certo senso la rabbia, il disappunto, però è una questione di competenze, nel senso, non si deve pensare che quando io dica che il soggetto referente regione piuttosto che l'ATS, il sindaco in questione si ponga in un modo sottomesso a queste istituzioni. Io posso garantire che nelle opportune sedi la voce della cittadinanza su questi temi, che sono oggettivi, sono
lampanti, sono apolitici, io posso garantire insomma che il mio tono è sempre abbastanza fermo e deciso. Poi guardate, io non sono abituato a utilizzare poi i social per scaricare la responsabilità su altre istituzioni, perché credo nel rispetto interistituzionale, e quindi quando non mi vedete usare toni forti sui social che scaricano responsabilità su questo e quest'altra altra istituzione del Comune di Carpenedolo, io lo ritengo una cosa sbagliata da fare e quindi non la faccio. Ma posso assicurarvi che invece nelle opportune sedi, sugli opportuni tavoli, la nostra voce su questo servizio, ma anche su altri, devo dire che si fa sentire da tempo. Allora, le leggo magari un paio di messaggi alla volta, perché le stanno arrivando ancora e mi sa che non facciamo in tempo. La Fossa Magna dimenticata totalmente, dice un ascoltatore. Poi ancora, strade marciapiedi, le chiedono, e dica pure. Sì, allora, sul tema della Fossa Magna devo un po' smentire, nel senso, la Fossa Magna, come sapete, e come per chi non lo sapesse glielo dico io, è a patrimonio del comune in concessione al Consorzio Mediochiese. Quindi la manutenzione spetta al consorzio. Voglio anche dire però che c'è un'attività da tempo di collaborazione tra il comune e il consorzio, perché io ricordo bene, penso fosse addirittura il 2015, quindi il primo anno che io arrivai, notai un certo scollamento tra queste due istituzioni e così pensai subito che fosse una cosa sbagliata, perché è chiaro che spetta al consorzio la manutenzione, questo è giuridicamente stabilito, per cui l'ente non può mettere soldi, perché è come se lo mettesse per fare la manutenzione nel suo giardino di casa, non posso farlo, cioè, ma allo stesso tempo è chiaro che il comune è più vicino all'infrastruttura da manutenere, quindi ha l'occhio più vicino. Quindi stimolai da subito, e devo dire che tuttora si mantiene, un'attività di collaborazione operativa, in modo tale che non fosse il consorzio che magari si rendesse conto in ritardo di quando era necessario fare un ciclo di manutenzione, ma fosse il comune che segnali al consorzio che era arrivato il momento ogni anno di fare l'attività di manutenzione. Così è, devo dire che di recente proprio ho potuto vedere, è stata appena ultimata una manutenzione su un tratto, e parliamo del tratto lungo via 20 settembre, normalmente si fanno 3 interventi all'anno. Sono sufficienti? Lo dico io, no, ok, ma sono gli interventi che si riescono a fare con il budget che ha a disposizione il consorzio, che il comune non può integrare. Allora, tra l'altro sulla Fossa Magna c'era anche, dicono che se fanno il depuratore tra Lonato e Castiglione le acque le mettono nella Fossa Magna, le risulta addirittura. Questo è un tema molto complesso, devo dire a mio avviso impropriamente sbattuto sui giornali, con largo anticipo rispetto a quelle che a quella che doveva venire prima, cioè la fase di dialogo tra le istituzioni. Siamo un paese dove succede così, dove le cose prima le sanno i giornali e poi gli amministratori e le istituzioni. Devo dire che ad oggi il tema del abbandono di un progetto di depuratore su Gavardo e Montichiari per migrare verso una progettualità che interessa in modo particolare Lonato è qualcosa che gli amministratori hanno letto sui giornali, è qualcosa di cui gli amministratori ovviamente saranno poi ufficialmente informati, ma posso confermare il cittadino, come ho già detto anche ad altri, che siamo in una fase assolutamente preliminare, al di là che poi sui giornali l'attività preliminare diventa quasi un'attività già fatta e quindi uno va a cercarlo il depuratore se legge quell'articolo che ho potuto leggere, perché sembra che il depuratore ci sia già e che sia nato in una notte. Non è così. Allora le leggo magari 3 o 4 messaggi. Che bello il nostro centro storico, sindaco, bravo. Sa se ricominciamo a fare manifestazioni, prima veniva gente, eccetera. È vero che Angelo Marzocchi della Proloco entrerà in giunta, chiede Giuliano. E poi la risata, mi sa che i negozi del centro vogliono lavorare, grazie. No, mi fa sorridere la fantasia, devo dire, di una parte della mia cittadinanza, perché ma non è una,
una risata che devo dire esprime un dissenso, perché devo dirlo francamente, una persona positiva che ama il paese come è Angelo Marzocchi per me sarebbe una risorsa nella mia giunta, per cui se vogliamo in questa sede lo invito ufficialmente. Va bene. Ecco. Però devo dire, mi fa sorridere, perché come questa notizia, devo dire, non è fondata, nel senso che non è realistica, ne sento di giorno in giorno di molto fantasiosa, ecco. Poi ancora, grazie alla Lega usciamo dal torpore, viva Salvini, diciamo, è appena arrivato. Il mercato è da valorizzare grazie da parte degli ambulanti. Il comune dà il carpine argento o oro? Chiede Sandro. Carpine d'argento. D'argento. Il trasporto scolastico è scarso, però, dicono. E poi è bello il progetto della biblioteca, finalmente. Sì, no, sul trasporto scolastico devo adesso qua bisogna capire se si parla del trasporto scolastico locale o del trasporto scolastico locale o quello intercomunale, nel senso che se parliamo di quello intercomunale, quindi studenti delle scuole per esempio superiori che utilizzano il trasporto pubblico per andare nei paesi vicini dove ci sono le scuole superiori, Montichiari, Castiglione eccetera, non è un servizio gestito dal comune di Carpenedolo. Il servizio di trasporto comunale è quello che serve le scuole comunali, quindi le scuole all'obbligo. Devo dire che invece io ho il polso un pochino di questo servizio e oltre a riscontrare che ormai il servizio tramite un gestore peraltro locale che quindi ha ancora un maggiore interesse, se posso dire, nel fare bene, perché poi non ha a che fare solo con degli utenti, ma ha a che fare per la maggior parte con persone che lo stesso gestore conosce, essendo un gestore del nostro territorio. Per cui credo che questa sia una leva positiva, il fatto di far lavorare per la pubblica amministrazione aziende locali, perché sono chiaramente portate a fare forse un qualcosa in più piuttosto che un qualcosa in meno di quello che stabilisce il contratto. Mi piace sottolinearvi e sottolineare a tutte le famiglie una cosa che non si vede, cioè l'attività di sanificazione che questo gestore mette in campo da subito, dal giorno dopo che è scattata la pandemia, sui mezzi che utilizza proprio per il trasporto dei nostri ragazzi. È un'attività ad altissima professionalità che garantisce davvero un grado di sicurezza di questo ambiente, che capite bene è un ambiente nei quali più di tanto le distanze non possono essere rispettate, ma davvero con questa attività di sanificazione viene garantita un'assoluta sicurezza, e per questo io ringrazio la ditta Bassa. Veramente. Le leggo gli ultimi messaggi. Sindaco, ci sono persone che magari la criticano per quello che sta facendo, però mi creda, questo le fa onore perché vuol dire che sta lavorando molto bene, dice Anselmo. Quando finiscono i disagi, sindaco, non ne possiamo più, grazie, dice Emanuele. Sindaco, lei sta facendo degli ottimi lavori per rendere Carpenedolo più bella e ci riesce, però se può un progetto per la nostra Fossa Magna, ancora ci siamo. La Fossa Magna ha bisogno di interventi, non lasciamo che vada distrutta, per favore faccia qualcosa. E sulla Fossa Magna mi trovate nel complesso d'accordo, ma posso confermare che il comune ha, permettetemi anche qui una semplificazione, perché di semplificazione si tratta, le mani legate sia esatto, dal punto di vista di mettere le risorse, sia anche da un punto di vista di una serie di vincoli architettonici che interessano i tratti di Fossa Magna al momento non ancora coperti. Sul tema degli investimenti in generale, per dare una risposta un pochino rispetto a chi parla, a chi, e lo ringrazio, riferisce che si sta facendo un buon lavoro e che ci siano, facendo tante cose, che ci siano ovviamente delle posizioni critiche, è così, il cittadino ha ragione, in questo paese, ma in ogni realtà anche privata, chi fa si espone al giudizio. Noi abbiamo sempre preferito fare tanto e anche prenderci qualche giudizio, qualche critica, ma fare, certo. Detto che per ora noi abbiamo ricevuto la maggior parte delle critiche nelle fasi di cantiere, quando poi i cantieri finiscono anche le critiche. Questo è indice del fatto che le opere, che hanno bisogno dei cantieri necessariamente, poi alla fine entrano nell'occhio e nel piacere della cittadinanza, ed è per questo che noi stiamo lavorando. Benissimo, grazie Stefano Tramonti, primo cittadino di Carpenedolo. Grazie sindaco. Grazie a lei.